Ciao ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata dell'Inspiegabile Podcast. Ciao Mara! Ciao Luca, ciao ragazzi! Oggi torniamo a parlare di possessioni, ma lo faremo trattando un caso tutto italiano che ha davvero dell'incredibile. Si tratta di una vicenda accaduta a Catanzaro nel 1936, che vede protagonista una giovane ragazza di nome Maria Talarico. Mara, tu che hai scoperto questo caso, ci diresti perché l'hai scelto e hai deciso di proporlo nella rubrica? Innanzitutto perché è un caso italiano ed è tanto tempo che non parliamo di casi italiani. E poi perché è un caso insolito. Oddio, ci sono stati nella storia altri casi simili, per così dire, senza voler spoilerare poi quella che sarà la storia. Però è interessante. Interessante. Beh, a questo punto sarete tutti curiosi di conoscere questa storia. Non ce ne sta altro da fare che raccontarla. Ecco quindi la strana possessione di Maria Talarico. Catanzaro, 13 febbraio 1936. Sotto il ponte di Siano si è raccolta una piccola folla. Come spesso avviene in questi casi, il fascino morboso esercitato dalla morte è più potente di qualsiasi senso di disgusto. La folla è raccolta attorno al cadavere di un giovane di 19 anni, Giuseppe Veraldi, che in paese tutti chiamano Pepè. Ha indosso solo le mutande e un calzino. Il resto dei suoi vestiti è sparso in un raggio di molti metri. Il corpo è in condizioni pietose. Frattura alla mandibola e alla clavicola, sangue rappreso attorno alla bocca e al naso. Il perito, chiamato a svolgere l'autopsia, determina come causa della morte una frattura alla base del cranio. In apparenza, Giuseppe è saltato volontariamente dal ponte e dopo un volo di 120 metri ha battuto violentemente la testa sul greto roccioso del torrente Fiumarella. Nonostante la famiglia di Giuseppe sostenga che il giovane non avrebbe avuto nessun motivo per compiere un gesto del genere, in mancanza di prove che indichino il contrario, a conclusione delle indagini, la polizia archivia il caso come suicidio. D'altronde, da sempre, quel ponte è la meta preferita di tutte le persone intenzionate a mettere fine alla propria vita. 3 anni più tardi, la popolazione di Catanzaro ha ormai dimenticato la triste vicenda. Solo la madre di Giuseppe, oltretutto rimasta vedova, piange ancora il tragico destino del figlio, senza riuscire a darsi una spiegazione dell'accaduto. Ma di lì a poco sarebbe successa una cosa che avrebbe fatto risorgere con gran forza l'interesse degli abitanti di Catanzaro per quella strana morte. Una gelida mattina di gennaio del 1939, Maria Talarico, una ragazza di 17 anni, figlia di agricoltori, mentre attraversa il ponte Morandi in compagnia della nonna, come ha fatto tante altre volte, si blocca improvvisamente, corre ad affacciarsi dal parapetto e guarda fisso nel punto in cui era stato trovato il corpo di Giuseppe Veraldi. Improvvisamente, la ragazza è presa da vertigini, perde conoscenza e cade a terra. Alcuni passanti, che hanno assistito alla scena, si affrettano a soccorrerla, ma Maria non si sveglia. Un uomo la prende quindi tra le braccia e aiuta la nonna a riportarla a casa. La ragazza viene messa a letto e dorme profondamente, per diverse ore. Quando si sveglia, si guarda attorno confusa. Nessuno si rende conto che non è più se stessa, finché non apre la bocca per parlare. Con una voce profonda, da uomo che non le appartiene, dice «Questa non è casa mia». Le persone attorno a lei le rispondono «Ma come non è casa tua? Non vedi la tua mamma?» Maria guarda sua madre in modo strano e dice con la stessa voce maschile di poco prima: «Tu non sei mia madre. Mia madre è Caterina e vive alle baracche. Io sono Giuseppe Veraldi». La ragazza chiede che qualcuno mandi a chiamare Caterina Veraldi e di consegnarle da parte sua un biglietto scritto a mano, in cui si firma «Il vostro figlio disgraziato». Ignorando le lacrime della madre, che come tutti gli altri è sconvolta da quello strano atteggiamento, Maria sceglie tra i presenti 4 uomini a caso e si reca con loro alla vicina bettola, da José. Lì chiede del vino e delle sigarette, una cosa inusuale per lei, che non aveva mai bevuto o fumato in vita sua. Chiede anche che le diano un mazzo di carte da gioco e si mette a giocare a carte con i 4 uomini. Maria, però, non li chiama con i loro veri nomi, bensì con i nomi di quelli che erano stati gli amici di gioventù di Giuseppe Veraldi, vale a dire Totò, Abele, Rosario e Damiano. Durante la partita a briscola, Maria, continuando a bere vino e fumare, non fa che ripetere con voce maschile frasi deliranti, come «Ricordate quella sera che mi avete avvelenato il vino con il papavero? Il bicchiere mi si era rotto». Ha appena terminato di pronunciare questa frase,
che il fondo del bicchiere, nella sua mano, si stacca e cade a terra con un fragore inquietante. Dopodiché, la ragazza si scaglia contro due degli uomini al tavolo, urlando: «Mi avete picchiato e con l'aiuto degli altri due mi avete trascinato sotto al ponte!» Riportata a casa, Maria trascorre la notte in bianco, lamentandosi. Ma alle 7 del mattino si alza dal letto, annunciando che in quel preciso istante sua madre sta lasciando le baracche per raggiungerla. Poco dopo, infatti, ecco Caterina Veraldi presentarsi a casa dei Talarico. La signora Veraldi rimane scioccata nel riconoscere la voce di suo figlio, morto 3 anni prima. Maria le dice: «Mamma, i miei amici mi hanno assassinato, mi hanno avvelenato il vino, poi mi hanno colpito con una pietra e poi mi hanno trascinato sotto il ponte». Caterina Veraldi, a quelle parole, sbianca. E all'improvviso, prima che qualcuno possa fermarla, Maria si alza e corre via, dirigendosi verso il ponte. Scavalca il parapetto e scende fino al letto del fiume. La sua famiglia e Caterina, che le sono corsi dietro, la trovano sdraiata a terra, nell'identica posizione in cui era stato ritrovato Pepe 3 anni prima. La ragazza si è tolta alcuni indumenti e li ha sparsi a terra negli stessi punti in cui erano stati trovati quelli del ragazzo, nelle vicinanze del corpo. Una delle scarpe l'ha gettata a 20 metri di distanza, esattamente come era stata trovata quella di Giuseppe. Maria è in stato confusionale e supplica con voce maschile: «Lasciatemi! Perché mi colpite?» Caterina Veraldi si avvicina alla ragazza. Ha finalmente capito tutto. Le dice: «Pepe, smettila di tormentare questa giovane ragazza. Esci dal suo corpo!» Incredibilmente, Maria riapre gli occhi e si guarda attorno con sguardo allucinato. È ritornata in sé e non ricorda nulla di quello che le è successo. L'intera vicenda è a dir poco sconcertante, ma anche se Caterina ha finalmente la certezza che il figlio non si sia suicidato, non ha prove concrete. Infatti, sebbene la donna cerchi di far riaprire le indagini alla luce delle accuse fatte nel corso di quegli strani eventi, la polizia si rifiuta ad indagare ancora, basandosi solo su una presunta possessione. Passano 9 anni e Caterina si è quasi rassegnata, quando nel 1948 riceve una lettera da Tucumán, in Argentina. A scriverle è Luigi Marchette, che in paese tutti conoscevano col diminutivo di Totò e che era stato amico d'infanzia di suo figlio Giuseppe. La lettera era stata scritta molti anni prima, ma Luigi aveva chiesto che fosse spedita solo in seguito alla sua morte. In quelle poche righe, l'uomo confessa alla signora Veraldi di aver ucciso suo figlio, colpendolo alla testa con una pietra. Si era trattato di un raptus di gelosia, perché una ragazza del paese, Lillina, sembrava preferire le attenzioni di Giuseppe alle sue. I suoi 3 amici, Abele, Rosario e Damiano, lo avevano aiutato a farlo sembrare un suicidio, ma lui si sentiva l'unico responsabile della morte di Giuseppe. Subito dopo aver commesso il delitto, Luigi era scappato in Argentina per rifarsi una vita sotto falso nome. Ma la coscienza non aveva mai smesso di tormentarlo e nella lettera supplica Caterina di accordargli il suo perdono. Per provarle la sincerità del suo pentimento, l'ha nominata sua unica erede e le ha lasciato una piccola fortuna, essendo diventato nel frattempo un proprietario terriero. Caterina, stupefatta, si rende conto che quella confessione conferma finalmente quello che lei in cuor suo sapeva da sempre e che tutti i dettagli forniti dalla giovane Maria Talarico, quando era stata posseduta, erano veritieri. Forte di questi nuovi elementi, Caterina va alla polizia e riesce a far riaprire l'indagine. Alla riapertura del processo, dietro istanza dell'allora procuratore Pagani, non si possono condannare i presunti responsabili. Ma è sintomatico il fatto che la pratica Veraldi viene archiviata per omicidio e non più per suicidio. Neppure la scienza ufficiale è in grado di fornire spiegazioni plausibili dei fenomeni riscontrati nell'impressionante vicenda. Questa storia, straordinaria, è stata riportata da diversi giornali dell'epoca, ma nessuno ha mai capito perché lo spirito di Giuseppe avesse scelto proprio Maria Talarico, che all'epoca dell'omicidio era troppo giovane per conoscere tutti i dettagli del delitto e non aveva mai mostrato doti da medium. Tutti gli abitanti di Catanzaro, del resto, erano sempre stati convinti che si fosse trattato di un suicidio. E Maria, certamente, non poteva sapere quale fosse il punto esatto in cui era stato trovato il corpo. Molti studiosi hanno effettuato ricerche approfondite, hanno analizzato e studiato la ragazza. La conclusione è sempre la stessa: possessione spontanea da parte di entità disincarnata. A suffragare questa tesi interviene anche la teoria dell'impregnazione psichica, secondo cui al momento della morte, specialmente se violenta e improvvisa,
l'individuo tende a emettere onde cerebrali molto forti. Questi flussi finiscono per impregnare il luogo della morte, dando così vita a fenomeni paranormali come quello vissuto da Maria. Sulla vicenda sono circolate molte voci, molte versioni, soprattutto dovute all'epoca e il luogo in cui avvenne. Inoltre la mancanza dei mezzi tecnologici che abbiamo oggi non ha potuto mostrare prove concrete. Il tutto è stato ricostruito unicamente basandosi sulla parola dei testimoni. Nel 1994 la storia è stata raccontata nel corso della trasmissione Misteri su Rai 2, condotta da Lorenza Foschini. Fu anche mandata in onda un'intervista con la stessa Maria Talarico, la quale ripeteva di non ricordare assolutamente nulla di quelle ore nelle quali aveva assunto la personalità del giovane assassinato. Ma cos'è accaduto davvero nel 1939? Che si sia trattato di un episodio di chiaroveggenza? O lo spirito di Giuseppe Veraldi aveva davvero posseduto il corpo di Maria nella speranza di fare giustizia? Oppure la verità è un'altra? Beh, non so perché, ma di fronte a questo caso mi viene in mente quello dell'uomo di Taured, che non c'entra nulla in un certo senso, ma potrebbe essere la spiegazione logica di questa storia paranormale. Nel caso dell'uomo di Taured, la storia incredibile del viaggiatore nel tempo si è originata in seguito a una serie di inesattezze nel riportare la vicenda, che è passata di bocca in bocca, diventando sempre più inspiegabile nel corso di moltissimi anni. Tuared è diventato Taured. Un uomo con un passaporto falso si è trasformato in un personaggio con un passaporto autentico, proveniente da un luogo che non esiste in questa dimensione. Insomma, ci siamo capiti, no? La vicenda di Maria Talarico non potrebbe essere il prodotto di una serie di inesattezze nel riportare la vicenda che l'ha trasformata in un caso di possessione? Tu cosa ne pensi, Mara? Sono d'accordo con te, sì, perché intanto ci troviamo nel 1939, c'è puzza di guerra nell'aria e succedono cose strane. Però in realtà che testimonianze abbiamo? Cioè, ci possiamo fidare solo delle testimonianze di queste persone e poi tra l'altro neanche della testimonianza della diretta interessata, perché affermerà poi per molti anni a venire che non ricorda assolutamente nulla di quello che le è accaduto. Però mi chiedo anche a che pro inventarsi dettagli che cambiano un po' la, diciamo, le circostanze o quello che potrebbe essere avvenuto. Beh, questo succede molto spesso, no? Quando abbiamo storie inspiegabili come queste, molte volte i protagonisti cambiano dei dettagli oppure, come ho detto molte volte, si ricordano dei dettagli che in verità non sono mai accaduti, cioè che sono dei ricordi falsi che si sono impiantati nella mente dei protagonisti di queste vicende anche per delle credenze personali, delle superstizioni potrebbe essere. Sì, sono più portata a credere in effetti che siano ricordi falsati piuttosto che pura invenzione, perché alla fine non ci hanno guadagnato niente queste persone poi da questo racconto. Non sono, a parte questa comparsa in un programma TV nel 94, nessuno ha avuto un ritorno economico o una fama particolare legata a questi eventi. Anzi, ti dirò di più, quando io ho fatto le ricerche per questo caso ho trovato molti più dettagli, per così dire, su siti di lingua inglese che non su siti di lingua italiana. Ovviamente quelli di lingua inglese io li ho scartati a priori perché lì probabilmente avranno voluto gonfiare oltremodo quello che è accaduto, però in Italia siti dedicati insomma al paranormale o all'inspiegabile ce ne sono pochi che parlano di questo caso. Ho trovato più informazioni ad esempio invece su pagine Facebook di comuni di quelle province che magari hanno voluto ricordare in qualche modo o in seguito a qualche evento questo caso particolare, però se ne è parlato pochissimo in effetti in Italia. Ma io sono dell'opinione che la soluzione al mistero sia proprio questa che abbiamo detto, cioè non dico che ci sia qualcuno che se l'ha inventata di sana pianta, questo no, ma essendoci solo i testimoni di allora, come dici tu, che la possono confermare o smentire, direi che è fin troppo facile proporla in modo che catturi ancora di più l'attenzione. Certo, questa è solo un'umile opinione personale, ma la vostra qual è? Maria Talarico è stata davvero protagonista di un fenomeno paranormale che ha aiutato la famiglia del giovane Giuseppe ad ottenere giustizia? Oppure come sono andate davvero le cose? Fatecelo sapere in un commento. Mara, grazie per avermi accompagnato anche oggi in questa puntata del podcast. Ti abbraccio come sempre. Grazie a te Luca e ti abbraccio. Abbraccio tutti quelli che ci hanno ascoltato. E un abbraccio a tutti voi. Alla prossima. Alla prossima. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like o condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video dell'Inspiegabile.